I cavalli vanno in partenza, come sempre, prima di passare alla telecronaca in presa diretta, un'ultima occhiata all'andamento del gioco. Santiago Weiss è fermo ad una quota sotto il 7 contro 10, 1,67 in questo istante, ma il gioco è ancora aperto, si va in partenza. Terza corsa di Palermo, mezza dozzina di anziani sulla breve distanza, chiari favori al gioco per il numero 5 Santiago Weiss AS, specialista della fase di lancio che prova anche in questa occasione a sfruttare la sua specialità, ovvero lo scatto. Ma guardate un po' come è partito Sax del Ronco, lungo la corda ha preso un lancio veramente eccezionale Cesare Ferranti, respingendo Santiago Weiss AS che così invece che nel naturale consono ruolo di battistrada si trova a dover seguire la scia di Sax del Ronco. Nel frattempo gioco chiuso con 1,66 per Santiago Weiss AS, 4,02 per Sax del Ronco, 4,36 per Procida. Dunque un po' a sorpresa, anzi direi proprio a sorpresa, al comando Sax del Ronco su Santiago Weiss AS, in terza posizione Procida guida gli inseguitori precedendo il 4 di Sunnyside che prova a venire avanti, vediamo un po' Romeo da Pisa, Sunnyside all'esterno in coda Siagula S, sta tirando via, io addirittura ho 42,7 da 1,11 i primi 600 metri, verrà fuori un chilometro secondo me, perlomeno attorno all'1,13 da parte di Sax del Ronco. Cesare Serranti vuole fare il botto ma c'ha dietro un cavallo che comunque anche tirato è pericolosissimo, 1,13 e 2 sul mio cronometro per il primo giro, quindi andatura davvero molto molto elevata da parte di Cesare Ferranti, però in questo modo sicuramente Santiago Weiss AS può mettere a frutto il suo spunto, ma Cesare Ferranti se la vuole giocare a chi più ne ha più ne metta, gli altri arrancano tutti lontani in lotta per il terzo posto, Procida e Romeo da Pisa, ed eccoci alla retta d'arrivo, e come era facile prevedere, tirato così Santiago Weiss AS davvero trova schema giusto, fatica un pochettino, ma alla fine passa sul generosissimo Sax del Ronco. Dunque vince Santiago Weiss AS nei confronti di Sax del Ronco e probabilmente di Procida. Io sul mio cronometro 1,58 e qualche linea, insomma un tempo attorno all'1,14, decimo più, decimo meno per Santiago Weiss AS, che non è andato in testa, ma insomma ha corso dietro motori grazie all'andatura davvero molto molto veloce di Sax del Ronco, che comunque resta buon secondo. Santiago Weiss AS 1,66 la quota, salvo cintura in sediolo, Natale cintura il training, i colori sono quelli della signora Rita Lonano. Per il terzo posto, vediamo se l'impressione visiva era quella giusta, sembrerebbe di sì, sembrerebbe che Procida abbia respinto Romeo da Pisa in numeri, dunque 5-1 e probabilmente 3, l'ordine d'arrivo da confermare della terza di Palermo.